Uomini e donne, accuse su Muriel, è una poco di buono. Nel corso dell'ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne sono accaduti degli avvenimenti alquanto insoliti. In tale occasione, infatti, si è verificato il tanto atteso confronto tra Teresa e Andrea da cui è emerso che i due fossero tornati insieme. Dopo aver trattato questo argomento, la padrona di casa ha spostato l'attenzione sui tronisti. Nel caso specifico, si è partiti da Andrea. Il ragazzo sta attraversando un momento davvero difficile con le sue corteggiatrici. L'arrivo di Giorgia ha, infatti, scombussolato ulteriormente la situazione. Le sue tre corteggiatrici Muriel, Claudia e Natalia sono molto arrabbiate con lui. Protagonista della puntata in questione è stata soprattutto Muriel. La ragazza è stata pesantemente attaccata dalla nuova corteggiatrice che l'ha definita una poco di buono. Uomini e donne, Muriel litiga con Andrea poi lo bacia. La puntata inizia con le corteggiatrici che si confrontano con Andrea Zeletta. Ci sono tutte, tranne Natalia che come sempre scappa via. Claudia discute animatamente con il tronista fino a quando non arriva Muriel a catturare l'attenzione di Andrea. Questo, naturalmente, fa infuriare Claudia che decide di lasciare lo studio di Uomini e Donne. Nel frattempo, Andrea e Muriel proseguono, senza freni, la discussione. Il dibattito, però, finisce insolitamente a tarallucci e vino e tra i due scatta anche un bacio a stampo. Tornati in studio tutti i presenti criticano l'atteggiamento di Muriel reputandolo finto e un pochino isterico. È una ragazza facile? Successivamente, viene mandata in onda all'esterna con Giorgia. Well, folks, it's time to kick it old school. La ragazza commenta un po' le sue rivali e prende di mira soprattutto Muriel. A suo avviso, infatti, la ragazza dà l'idea di essere una persona da tipica avventura. Una molto propensa a stabilire rapporti fisici con gli uomini. Tali parole fanno, naturalmente, perdere le staffe a Muriel che, in puntata, dà luogo ad un altro dei suoi soliti show. La ragazza, però, non viene appoggiata dal pubblico che, infatti, si mostra completamente a favore della sua rivale.